It's so great to be part of this project, which was based on We Do It Together, the charity We Do It Together, that really wanted to amplify women's voices, female directors, female writers, and female stars. And, you know, Andrea, our producer, was really smart in saying, nobody invests in these movies. You know, they say they're not commercial enough, you're not big enough, you haven't done enough. And this is a project that says, yes, we are enough. We have done enough. So to be part of these seven films, for me, was just a dream. And it's really what I'm about as a filmmaker, as an actress, is supporting women and making sure that we get the same opportunities as men. Both. I think there's things that happen in your life that force you to slow down. And then there are some things that you choose to do. And I think, you know, women have a constant push and pull because we're mothers, we're caretakers, we're wives, we're also career women. And so to have to make that choice to be one or the other, mother or career, it's impossible. It's impossible to make this choice. And so sometimes, you know, life forces us to slow down and make different decisions. Eva Longoria, prego, un grande applauso. I didn't choose this project. The project chose me. Non sono io che ho scelto il progetto che ha scelto me. And I'm a huge advocate for women in film. But the main reason I wanted to do it, I've always wanted to work with Lucia Puenza from Argentina. Questo è un progetto delle donne sulle donne, è un qualcosa che mi ha attirato perché io ho sempre voluto lavorare con Lucia Puenza dall'Argentina, una persona, una regista che ammiro tantissimo. Star di Hollywood, attrice, filantropa e tutto grazie a una casalinga disperata, Eva Longoria ha illuminato il red carpet del Taormina Film Fest. In Sicilia ha presentato Tell It Like a Woman, un film a episodi tutto al femminile prodotto da Ilde Iervolino e Lady Bacardi Entertainment, dove sono coinvolte anche artiste come Diane Warren, Maria Sole Tognazzi e Sofia Carson. Racconta la straordinaria normalità di sette donne in giro per il mondo. Oh, there's so much more work to do. C'è ancora molto da fare per la parità di genere. A Hollywood solo il 5% dei registi sono donne. Questo è inaccettabile. Dobbiamo diventare più del 50%, perché noi donne rappresentiamo più del 50% della popolazione. E allora, questo è in sintesi ciò che è accaduto ieri al Teatro Antico di Taormina. Del piccolo problema, vi dico subito, c'è stato un blackout, quindi la proiezione di Tell It Like a Woman, di cui vedete appunto il manifesto, è avvenuto poi quest'oggi. Ieri è stata un'altra giornata intensa, come sempre, Michele, noi ve la raccontiamo in voci, quelle che abbiamo raccolto ieri a Taormina. Tell It Like a Woman è un progetto, è anche un film, sono episodi e parlano dei valori legati alla donna. Yeah, it's seven short films. E sette corti realizzati da altrettante registe, sceneggiatrici e attrici. Il messaggio che vuole mandare raccontando storie di donne è un messaggio che ha a che vedere con i diritti delle donne, che secondo noi sono diritti umani. Realizzato in collaborazione con un'associazione, We Do It Together, a cui io ho partecipato molto volentieri essendo un'attivista. Sei una buona amica della famiglia Obama, Michelle, e quindi questo ha aiutato un po' le tue lotte per gli artisti, per l'arte, per il cinema? You know, I think the Obama. Mi mancano i tempi di Obama. In quel periodo molta attenzione veniva prestata all'arte e al suo insegnamento sin dai primissimi anni dell'infanzia. Venivano organizzate lezioni di recitazione, di pittura, e questo era molto importante per una crescita sana e completa dei ragazzi.